in cinema. La prima cosa che volevo chiederle è che questo film parla della maternità in termini differenti rispetto, insomma, generalmente si narra soltanto la parte quasi aulica della maternità, però nessuno parla di quanto in realtà possa essere anche profondamente drammatico, e soltanto in Italia il 16% delle neomamme soffre appunto di una grave depressione postpartum. Crede che il film possa dare un messaggio forte in questa direzione? Beh, sì, perché per fare questo film io ho preso contatti e lavorato con delle associazioni, persone che sul territorio italiano lavorano a sostegno della maternità, all'interno delle istituzioni ma soprattutto all'esterno, associazioni di ostetriche, psicologi, educatrici, eccetera. E nel breve tour di presentazione del film che ora esce in sala, nelle diverse città stiamo organizzando degli incontri al cinema, insomma, con il pubblico, coinvolgendo anche queste associazioni. Quindi il film vuole essere un veicolo per riflettere su questa tematica dell'ambivalenza della depressione postpartum e, insomma, parlare di questi argomenti. Quindi il film come strumento che può andare a interpellare, colpire anche a livello emotivo un pubblico che però deve essere portato poi a riflettere sul fare. Un altro tema affrontato nel film è quello della psicoterapia, che comunque in Italia resta in parte ancora un tabù, molte mamme hanno difficoltà a chiedere un aiuto esterno. Pensa che sia ancora molto forte questo in Italia, che per quale motivo ci sono tutte queste difficoltà a chiedere aiuto al di fuori della propria famiglia quando si affronta la maternità? Ma da un lato penso che chi sta male sempre ha difficoltà a chiedere aiuto, nel momento in cui stai male, sei fragile, non sai come fare. E dall'altro c'è un po' un pregiudizio verso queste possibilità, psicoterapie o altro, e al tempo stesso questi luoghi non sono così facilmente riconoscibili, o meglio, fanno tanto in termini di cercare di far sapere di sé, di comunicazione e altro, ma anche sulla rete, su internet c'è molto, però non sono così diffusi questi luoghi dove effettivamente si potrebbe andare anche fisicamente senza dire sono malato, ho bisogno di aiuto, ma semplicemente dicendo ho bisogno di parlare con qualcuno. Non fa parte tanto della nostra modo di essere, di noi italiani. E come nasce l'idea del film? L'idea del film nasce dal fatto che sono una mamma, anche io, e parlando con altre mamme ho verificato che c'è una difficoltà anche da parte delle donne di ammettere quelli che sono sentimenti anche non solo positivi, cioè le zone d'ombra della maternità, e quindi mi sono accorta che questa cosa è molto diffusa e c'è una vergogna anche nel dire sì, però io sono anche infelice nel momento in cui sono diventata mamma, anche infelice. Certo. E l'ultima domanda, progetti futuri? Per ora accompagno questo nuovo bambino in giro per l'Italia, che sarebbe il film, e non lo so, per ora non c'è, insomma, niente di... non c'è un altro progetto. Ok, grazie. Mille, in bocca al lupo per tutto. Adesso sono di Recincina, ma volevo chiederle come è stato per lei affrontare questo ruolo di una maternità sofferta, non avendo mai sperimentato la maternità. Dunque, è stato molto difficile, ho dovuto immaginare tutto. La maternità però rientra in una di quelle cose della vita, come ce ne sono poche altre, la nascita di qualcuno, la morte, sono degli eventi enormi che riguardano sì, ormai da sempre, no? Non sono specifici per qualcuno, sono è un archetipo la maternità, diventare madre. Per cui ho cercato di immaginare cosa potesse voler dire distanziarmi dalla mia individualità per entrare in contatto con l'idea di dover prendere cura di qualcuno per sempre. E questa cosa ho soltanto immaginato fa abbastanza paura, per cui ho usato questa paura diretta ovviamente da Alina e con il supporto della sceneggiatura e dell'intenzione generale del film per restituire questo personaggio. Ok,
lei si è fatta un'idea di dove possa affondare le radici questo sentimento di maternità vissuto con il coach? La storia dei tempi, direi che è una cosa che il concetto della maternità come mito è una leggenda. Non è una leggenda il fatto che ci possano essere dei problemi, che ci siano ambivalenze dei sentimenti, perché in tutti gli ambiti della vita, in tutte le forme d'amore, esiste l'ambivalenza. E quindi ovviamente c'è anche nella maternità, piuttosto c'è da chiedersi da dove invece discende il mito della madre perfetta. Chiedendo le sue progetti. Sì, io adesso sto lavorando in un'opera prima della regia di Alessa Scarso, che si intitola Italo, e che è la storia di un cane che raggiunge un paesino della Sicilia e andrà a modificare un po' la vita degli abitanti di questa cittadina. E poi sto lavorando su una produzione per Sky su Tangentopoli, che si intitola 1992. Queste sono le cose che stiamo facendo. Va bene, grazie. Grazie a voi.